Ciao, io sono Daniele e questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina, il primo podcast completamente italiano, completamente dedicato all'arte della birra fatta in casa, all'home brewing e tutto quello che ne concerne. Io sto guidando, sto andando al lavoro e parlo con voi per i prossimi 5 minuti. Di che cosa voglio parlare oggi? Oggi ragazzi faccio veramente fatica a contenere l'entusiasmo, perché stamattina mi sono svegliato, diciamo così, che ieri sera sono andato a dormire, con una fissa in testa. Sapete che l'home brewing è fatto anche di fisse. Vi spiego, vi faccio un rapido riassunto delle puntate precedenti. Ieri stavo parlando con un ragazzo del canale Automatismi per Homebrewers, non so, io ogni tanto lo cito questo canale in questi audio perché è un posto da cui tra l'altro è nato questo podcast, quindi non posso non citarlo, mi sento un po' a casa mia quando parlo di Automatismi per Homebrewers. E stavo parlando con un ragazzo che mi illustrava tutte quante le potenzialità del termocontrollore a XH Therm. Non so se lo conoscete, se non lo conoscete conoscevatelo, perché effettivamente mi ha veramente veramente entusiasmato. Io lo ammetto, non sono un grande amante dell'elettronica, dell'automazione, del fai da te, soprattutto per quanto riguarda la parte dell'elettronica, sono completamente negato. Però stavo parlando con questo ragazzo che mi ha fatto vedere in che modo utilizza la XH Therm, XH appunto che sarebbe la sigla Automatismi per Homebrewers. Che cos'è la XH Therm? Ok, allora stiamo parlando di un progetto nato sempre dentro questo canale appunto. Quindi stiamo parlando di tre ragazzi, persone che io comunque stimo tantissimo, veramente tanto 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 amore nei loro confronti. Stiamo parlando di Stefano, Carmine e Michele, che da soli, appassionati di elettronica anche loro, si sono costruiti e hanno messo in giro questo termocontrollore, che è la cosa più figa del mondo, perché a differenza degli altri termocontrollori che ci sono in commercio, non mi fate dire i nomi perché tanto li sapete meglio di me quali sono, ha delle caratteristiche, delle peculiarità effettivamente diverse rispetto al solito. Primo, è un progetto comunque serio, cioè nel senso che questi tre ragazzi in via del tutto sperimentale, amatoriale, comunque stanno portando avanti questo progetto, ma lo stanno facendo comunque in una maniera seria. Ripeto, lo conoscevo già questo termocontrollore, però non gli ho mai dato peso più di tanto, ripeto, per mia ignoranza. Me lo sono fatto spiegare bene, ho visto effettivamente quali sono le potenzialità e lì mi sono innamorato. Molto probabilmente me ne farò presto uno, spero che qualcuno me lo sappia assemblare, perché il problema mio è quello. Comunque dicevo, che qual è la sua prerogativa principale? Innanzitutto ha tre sonde, questo a differenza degli altri che ne hanno una sola. Questo per quale motivo? Perché effettivamente soltanto una sonda è intelligente, cioè è in grado di pilotare delle azioni. Le altre due sonde sono, diciamo, a corredo, che mandano delle informazioni tipo la temperatura ambiente e la temperatura della camera di fermentazione. Quindi presumibilmente la prima va dentro il fermentatore, la seconda rileva la temperatura della camera di fermentazione, nella camera, non all'interno del mosto, della camera di fermentazione, e un'altra che potrebbe rilevare delle informazioni tipo la temperatura ambiente. Ovviamente stiamo parlando di un termostato per una gestione avanzata della gestione della fermentazione. Tutte quante queste sonde sono attaccate comunque a un cervello, a una PCB, a un computerino, che praticamente è in grado di essere, cioè può impostarlo e poi decidere che cosa fargli fare, sia a fronte di determinate informazioni tipo il cambio di temperatura o addirittura in fronte di step, che ne so. Pensate all'ipotesi di un fast lager, dove effettivamente gli si può dire: guarda, una volta che sono passati 5 giorni alza la temperatura ogni x ore, oppure ha finito la fermentazione, fa il cold crash. Tutto quanto pilotabile da remoto, perché la potenza di questa XH Therm è che effettivamente tu lo puoi raggiungere tramite wifi, lo attacchi alla tua rete di casa, lui invia delle segnalazioni a una piattaforma online, adesso non mi ricordo precisamente qual è, mi pare che sia ThinkSpeak, e tu puoi intervenire da remoto e fargli fare tutta quanta una serie di attività come se fossi esattamente lì davanti. Quindi pensate alle potenzialità: sono in ufficio e vado a controllare che cosa sta succedendo dentro la camera di fermentazione, oppure, ripeto, puoi impostare degli step e automaticamente ecco che la camera di fermentazione va avanti praticamente col pilota automatico. Ecco, questa cosa qui è fantastica, ragazzi. Io non l'avevo compresa fino in fondo, e infatti chiedo scusa ai tre ragazzi, però ecco, io ve lo straconsiglio. È un progetto, ripeto,
solido, fatto da gente seria, gente che ci lavora. Adesso stanno, che io sappia, sta uscendo anche una nuova versione del firmware, quindi insomma continuano a crescere delle cose. Addirittura mi pare di aver capito che è in cantiere anche un'applicazione nativa per Android per gestire il termocontrollore appunto da remoto. E ragazzi, io non so che cos'altro dire, cioè, visto che non posso che sperticarmi in grosse parolone. Ringrazio ancora i ragazzi di Xterm per tutto quanto quello che fanno. Sapete benissimo che io raramente mi lascio andare a delle marchette, perché comunque questo podcast non ha l'intenzione di fare marchette, e vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata ed eventualmente di valutarlo come strumento. Io sicuramente lo farò. Vi ringrazio, vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. carbrio@gmail.com, scrivetemi, parlatemi, parliamone, tanto non lo so se vi rispondo. Ciao ciao.